Ciao a tutti e bentornati, sono Nico e in questo nuovo video voglio mostrarvi come andare a modificare la data di creazione di un file. Potrebbe essere un'operazione non molto etica, non molto lecita, però può tornare sicuramente utile, non danneggia assolutamente il contenuto del file. Questa modifica sarà valida su tutti i dispositivi su cui andrete a spostare quel file, quindi è una modifica del file permanente. In questo caso vi farò vedere come farlo su un computer, ma esistono soluzioni anche per Linux, per macOS e anche soluzioni online. Andiamo a creare un file, in questo caso creo un file di testo, lo chiamo prova, e dentro vado a digitare per esempio l'orario in cui sto creando questo file, 21:59, salvo. Sono 21:59 del 4/4/2022. Se andiamo a cliccare col tasto destro sul file e clicchiamo su proprietà, andremo a trovare la data di creazione, infatti lunedì 4 aprile alle 21:59, l'ultima modifica e l'ultimo accesso. Questo è il nostro file originale. Adesso andiamo a scaricare il software che ci permetterà di modificare la data di creazione più altri piccoli parametri se vogliamo modificarli. Andiamo ad aprire il nostro browser predefinito. Io ho già il link salvato, in ogni caso ve lo lascerò nella descrizione. Questa è la pagina della nearsoft.net. Scorriamo la pagina per un po' e andiamo a selezionare la versione che più ci interessa. Io scaricherò questa qua, 64 bit in zip file. Il file è molto piccolo, pochi kilobyte. Estraiamo il file, andiamo a cliccare. E qui abbiamo già il nostro programma che non necessita di installazione. Andiamo a selezionare il file che ci interessa modificare. Prova, eccolo qui, 21:59. Andiamo a cliccare sull'icona Change Time Attribute, ecco qua. E qui ora possiamo scegliere ad una le opzioni che vogliamo cambiare. Io voglio cambiare la data di creazione. Vi ricordo era il 4/4/2022, ancora è presente, ancora non è cambiato. 4/4/2022, 21:59. Anzi, facciamo così, ve lo lascio. Andiamo a cambiare anche l'ora, mettiamo le 7, ok? Possiamo andare a cambiare anche la data della modifica e anche la data dell'ultimo accesso. Data modifica, nell'ultima modifica possiamo mettere per esempio le 18. E data l'ultimo accesso possiamo mettere le 20:01. Clicchiamo su Do It. Ed ecco qua, data di creazione alle 9:01, data l'ultimo accesso mentre era 21:59. Data dell'ultima modifica alle 20, mentre era sempre 21:59. Con questo io ho concluso la spiegazione del Bulk File Changer, un software che permette di modificare gli attributi come la data di creazione di un file. Il software è gratuito, lascerò nuovamente il link in descrizione, non vi preoccupate. Se avete dubbi scrivetemi, risponderò appena possibile. Vi prego di lasciare un like al video, a voi non costa niente, a me aiuta a capire se il video va bene o meno e in teoria dovrebbe aiutarmi anche con l'algoritmo di YouTube, anche se non ho mai capito bene come fare. Iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto.